everybody. My name is Andrea Pintimalli. I'm a scholar and a passionate of Dante's work. And I'm here to introduce for you this production, Vita Nuova, Dante Reloaded. Dante Alighieri was much more than a poet. He was a visionary who portrayed himself as someone who had lived through an otherworldly experience and is returning to recount it and instruct humankind. In his intentions, Dante was the forerunner of a new life, Vita Nuova in Italian. A new life achieved by passing through the depths of hell and the heights of heaven. And today that prophecy of a new life is precious to us. We all wish to believe in it and to create our own new life, as this production invites us to do. This year marks the 700th anniversary of Dante's death in 1321 in Ravenna. Dante's work is in many ways the pinnacle of what was the Middle Ages in Europe. In fact, Dante was a polymath, a connoisseur of very different disciplines. Firstly, because he studied the seven disciplines of the Trivium and Quadrivium, part of the liberal arts education. The three disciplines of the Trivium were grammar, dialectic, and rhetoric, while the four comprising the Quadrivium were astronomy, mathematics, geometry, and music. Music on this educational path was considered a representation through sound of the mathematical laws of the heavens. Thus, the medieval education presented a wide range of different approaches to knowledge and shaped a global vision of it. In Dante's verses, we find a compendium of knowledge, such that the Divine Comedy is also a sort of encyclopedia of the knowledge of Dante's time, and this knowledge also includes the mythical vision of India that characterized the European Middle Ages. At that time, India represented a special place where the sun was believed to rise from the Ganges, as Dante states in the 11th canto of Paradise. Moreover, some symbolic images are found to be almost identical in the Indian tradition and in Dante, such as, for instance, the upside-down tree, Ashvatta, which represents the axis of the world in the Hindu cosmology and is found in Dante's Purgatory. Likewise, other similar symbolic images can be found between India and Europe, for instance, the flower, the rose in the west and the lotus in the east, as a figuration of the attainment of enlightenment. Through the opening of spiritual centers, the chakras in the east, or the crown of the rose in the west. Several scholars tried to trace Dante's sources about India without sure results. Actually, we can assume two interesting points of view on the Dante-India relationship, an historical one as well as a comparative one. Historically speaking, while material traces of relations between India and Europe in the Middle Ages are scarce, we know that the Indian culture reached Europe since the ancient Greece. Several Greek philosophers were influenced by Indian culture, for example, and through the centuries, elements of the Indian cultures came to Europe in ways not formal as books, but via oral culture, for example, or mediated through the Muslim world. It is the case of diverse stories and legends that arrived in Europe mixed with the cultures they met along their journey. In addition, India had a particular place in medieval geography, being the extreme east of the world, and this means that Eden, the earthly paradise, was believed to be in Ceylon, and according to the scholar De Gubernatis, Dante situated there the second part of his journey in the Commedia. So, while it's impossible to know exactly what Dante may have known, it is certain that he had an idea of India
and that he was fascinated by it. Looking from a comparative perspective, we can find many similar elements in Dante's works and Indian cultures. Symbols and moments of the spiritual experience. The very idea of multiple heavens and hells is well developed in the Indian tradition, as well as the geometric representations of those other worlds. We find the geometric representation of the different worlds in the Indian art as well as in the Divina Commedia, in which hell, purgatory, and paradise are designed with specific shapes. The model of paradise, for instance, is similar to a mandala, made up of perfect geometric figures, in particular circle and square, which recalls the squaring of the circle, cited by Dante and by medieval philosophers as the possibility of union between matter and spirit. The various circles of the mandala represent the various stages of the believer's initiation. Furthermore, the mandala's belt of fire, also described by Dante, symbolizes the metaphysical knowledge that burns away ignorance. Moreover, the journey to other worlds is a spiritual purpose that can be found in very ancient Sanskrit texts, like the Katha Upanishad, for example, but also in the Mahabharata. Parallels between the sacred poem of humankind and the Divina Commedia are particularly interesting. In the Mahabharata, in the book of Bhagavad Gita, Arjuna is guided by the driver Krishna, who is his master and teaches him about the deepest truths of life. In the beginning of the Bhagavad Gita, Arjuna sees his enemies, who are his own relatives, with their moral defects, their hunger, their desires for possess, and he loses his strength, because he sees himself like them. So, in the beginning of the Commedia, Dante is lost in the forest, and according to historical facts, his journey starts in a tragic moment of his political career, when he was overwhelmed by the violence of men. In the forest, Dante meets symbolic animals representing the moral defects of men, and he feels discouraged. He's about to give up when a supernatural guide appears, Virgil. In the same way, Arjuna is comforted by Krishna, who leads him to understand what is behind good and bad. In the end of the Mahabharata, we will see Yudhishthira coming to an otherworldly journey to hell and heaven. He will be shocked discovering that his friends are in hell and his enemies are in heaven. Through this shock, Yudhishthira will overcome the illusion of reward and punishment, and he will discover what is behind good and bad. In a similar way, Dante goes through hell and heaven before coming to see the higher truth beyond reward and punishment. The topic of reward and punishment is central in all human experience, of course, and it is so present in the Commedia, where we find the so-called law of retaliation, which is very similar to the concept of karma. Dante as a character in his poem and Yudhishthira are seekers. They are struggling to understand the laws of life, what is good, what is bad, how can a man overcome, go beyond the dichotomy and meet the God who created good and bad. Actually, the underlying theme of Dante's works is one of self-awareness and inner searching. Scholars have often stressed the exceptional fact that Dante doubles himself in his work. Dante the narrator and Dante the character do not coincide. Dante is able to narrate himself without identifying with himself as an observer. The character who travels through the otherworldly realms is not morally irreproachable. He is moved by the characters he meets, empathizes with them, makes mistakes with them. Thus, Dante also compares himself to the saints, who represent his ideal models. And the comparison is not always easy for the Dante character. Dante represents himself in the act of facing the high ideals of a spiritual quest
and he does not portray himself as impeccable. He instead makes himself the spokesman for all the human beings who with him make that journey towards the famous love that moves the sun and the other stars. Quella parte del libro della mia memoria, dinanzi alla quale poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica la quale dice Incipit vita nova. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura, tante amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben che vi trovai dirò dell'altre cose che vo scorte. Io non so ben ridir come v'intrai, tante era pien di sonno quel punto che la verace via abbandonai. Nove fiate, già appresso lo mio nascimento, era tornato lo cielo della luce quasi ad uno medesimo punto quanto alla sua propria girazione, quando ai miei occhi apparve prima la gloriosa donna della mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice, li quali non sapevano che sì chiamare. Ella era in questa vita già stata tanto che nello suo tempo lo cielo stellato era mosso verso la parte d'oriente delle 12 parti l'una ad un grado, sì che quasi dal principio del suo anno nono apparve a me ed io la vidi quasi dalla fine del mio nono. Apparve vestita di nobilissimo colore, umile, onesto, sanguigno, cinta e ornata alla guisa che la sua giovanissima etade si convenia. In quello punto dico veracemente che lo spirito della vita, lo quale dimora nella segretissima camera dello cuore, cominciò a tremare sì fortemente che apparia negli menimi polsi orribilmente, e tremando disse queste parole: Ecce Deus fortior me, cui venies dominabitur mihi. In quello punto lo spirito animale, lo quale dimora nell'alta camera nella quale tutti gli spiriti sensitivi portano le loro percezioni, si cominciò a maravigliare molto. E parlando specialmente agli spiriti del viso, si disse queste parole: Apparuit iam beatitudo vestra. Da queste visioni innanzi cominciò lo mio spirito naturale ad essere impedito nella sua operazione, però che l'anima era tutta data nel pensare di questa gentilissima, onde io divenne in picciolo tempo poi di sì fraile e debole condizione che a molti amici pesava della mia vista, e molti
pieni di invidia, già si procacciavano di sapere di me quello che io voleva del tutto celare ad altrui. Ed io, accorgendomi del malvagio domandare che mi facevano, per la volontà d'amore, lo quale mi comandava secondo lo consiglio della ragione, rispondeva loro che amore era quelli che così m'aveva governato. Dicea amore, però, che io portava nel viso tante delle sue insegne che questo non si poteva ricovrire. E quando mi domandavano per cui t'ha così distrutto questo amore, ed io, sorridendo, li guardava e nulla diceva loro. Appresso di questa soprascritta visione, mi cominciarono molti e diversi pensamenti a combattere e a tentare, ciascuno quasi indefensibilmente, tra i quali pensamenti quattro mi pareva che ingombrassero più lo riposo della vita. L'uno dei quali era questo: buona è la signoria d'amore, però che trae lo intendimento del suo fedele da tutte le vili cose. L'altro era questo: non buona è la signoria d'amore, però che quanto lo suo fedele più fedeli porta, tanto più gravi e dolorosi punti li conviene passare. L'altro era questo: lo nome d'amore è sì dolce a udire che impossibile mi pare che la sua propria operazione sia nelle più cose altro che dolce, con ciò sia cosa che li nomi seguitino le nominate cose, siccome è scritto nomina sunt consequentia rerum. Lo quarto era questo: la donna per cui amore ti stringe così non è come l'altre donne, che leggeramente si muova nel suo cuore. Appresso ciò, per pochi dì avvenne che in alcuna parte della mia persona mi giunse una dolorosa infermitade, onde io continuamente soffersi per 9 dì amarissima pena, la quale mi condusse a tanta debolezza che me convenia stare come coloro li quali non si possono muovere. Io dico che nello 9° giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero, lo quale era della mia donna. E quando ei pensato alquanto di lei, ed io ritornai pensando alla mia debilitata vita, e veggendo come leggero era lo suo durare ancora che sana fosse, si cominciai a piangere fra me stesso di tanta miseria. Onde, sospirando forte, dicea fra me medesimo: di necessitade convene che la gentilissima Beatrice alcuna volta si muoia. E però mi giunse uno sì forte smarrimento che chiusi gli occhi e cominciai a travagliare sì come farnetica persona ed a immaginare in questo modo che nello incominciamento dello errare che fece la mia fantasia apparvero a me certi visi di donne scapigliate che mi dicevano: tu pur morrai. E poi dopo queste donne m'apparvero certi visi diversi e orribili a vedere, li quali mi dicevano: tu sei morto. Così, cominciando ad errare la mia fantasia, venni a quello ch'io non sapea ove mi fosse. E vedere mi parea donne andare scapigliate, piangendo per via, maravigliosamente triste, e pareami vedere lo sole oscurare, sì che le stelle si mostravano di coloro che le mi facevano giudicare che piangessero.
e pareami che gli uccelli, volando per l'aria, cadessero morti e che fossero grandissimi tremuoti. E, maravigliandomi in cotale fantasia e paventando assai, immaginai alcun amico che mi venisse a dire: «Or non sai, la tua ammirabile donna è partita di questo secolo». Allora cominciai a piangere molto pietosamente. E non solamente piangea nell'immaginazione, ma piangea con gli occhi, bagnandoli di vere lacrime. Allora mi parea che lo cuore, ove era tanto amore, mi dicesse: «Vero è che morta giace la nostra donna». E per questo mi pareva andare per vedere lo corpo nello quale era stata quella nobilissima e beata anima. E fu sì forte la erronea fantasia che mi mostrò questa donna morta. E pareami che donne la coprissero, cioè la sua testa, con uno bianco velo. Or non sai, la tua mirabile donna è partita di questo secolo. Ben converrà che la mia donna mora. Vero è che morta giace la nostra donna. Tu pur morrai, tu sei morto. Non è vero che tu sei morta. Tu non sei morta. Morrati, morrati, morte villana, morte assai dolce ti tegno. Thank you.
tu dici: io veggio l'aere, io veggio il fuoco, l'acqua e la terra e tutte loro misture venire a corruzione e durar poco. E queste cose pur fur creature, perciò se ciò che ho detto è stato vero, esser dovrian da corruzione sicure. Or puoi, figliuol, veder la corta buffa di ben che son commesse alla fortuna, che per l'umana gente si rabuffa, che tutto l'oro che sotto alla luna che già fu, di quest'anime stanche non potrebbe farne posare una. Maestro mio, diss'io, or mi di anche, questa fortuna di che tu mi tocche, che è che i ben del mondo ha sì tra branche? E quelli a me, oh creature sciocche, quanta ignoranza è quella che v'offende. Però giri fortuna la sua ruota. Se sappiamo che l'uomo è un animale razionale e che l'animale è fatto di anima sensitiva e di corpo, ma non sappiamo che cosa sia quest'anima o addirittura ignoriamo che cosa sia il corpo, non possiamo avere una perfetta conoscenza dell'uomo. La perfetta conoscenza di una cosa si estende fino alla conoscenza dei suoi elementi ultimi. L'anima principalmente ha tre potenze, e cioè vivere, sentire, ragionare. E dice anche muovere, ma questa si può col sentire fare una. Però che ogni anima che sente, o con tutti i sensi, o con alcuno solo, si muove. Sì che muovere è una potenza congiunta col sentire. Onde la potenza vegetativa per la quale si vive è fondamento sopra il quale si sente, cioè vede, ode, gusta, odora e tocca. E questa vegetativa potenza per sé può essere anima, siccome vedevo nelle piante tutte. La sensitiva senza quella essere non puote, e non si trova alcuna cosa che non viva. E questa sensitiva potenza è fondamento della intellettiva, cioè della ragione. E perciò nelle cose animate mortali la ragionativa potenza senza la sensitiva non si trova. Ma la sensitiva si trova senza questa, siccome nelle bestie, negli uccelli, nei pesci e in ogni animale bruto vedemo. E quella anima che tutte queste potenze comprende e è perfettissima di tutte le altre è l'anima umana, la quale con la nobilità della potenza ultima, cioè la ragione, partecipa della divina natura a guisa di sempiterna intelligenza. Però che l'anima è tanto in quella sovrana potenza nobilitata e denudata da materia che la divina luce, come in angelo, raggia di quella. E perciò è l'uomo divino animale dagli filosofi chiamato. Onde, quando si dice l'uomo vivere, si deve intendere l'uomo usare la ragione che è sua speciale vita, è atto della sua più nobile parte. E perciò chi dalla ragione si parte e usa pur la parte sensitiva non vive uomo, ma vive bestia. Siccome dice quello eccellentissimo Boezio, asino vive. Direttamente dico però che lo pensiero è proprio atto della ragione, perché le bestie non pensano, che non l'hanno. E non dico pur delle minori bestie, ma di quelle che hanno apparenza umana e spirito di pecora o d'altra bestia abominevole.
Lussuria, cupidigia, vizio, orgoglio, ritrosia, superbia, invidia e avarizia, lacrime, pianti, lamenti, sospiri, accidia, barbuto, viziata, lorda, ozio, invidia, impuritade, menzogna, invidia, oh cieca, cupidigia, oh ira folle. Vedrassi la lussuria e il viver molle, schifo, paura, rabbia, gente avara, invidiosa, superba, ipocrisia, lusinghe, e chi ha fattura, falsità, ladroneccio e simonia, ruffian, baratti e simile lordura. Che vergogna, ahimè, rievocare ora l'ignominia del genere umano. Ma non possiamo procedere oltre senza passare per questo punto. E quindi, benché il rossore ci salga al volto e l'animo rifugga dal farlo, ci passeremo. Oh natura di noi uomini, sempre inclini ai peccati. Oh natura, che fin dall'inizio fosti scellerata e mai non cessi di esserlo. Siccome la parte sensitiva dell'anima ha suoi occhi con i quali apprende la differenza delle cose, in quanto elle sono di fuori colorate, così la parte razionale ha un suo occhio con lo quale apprende la differenza delle cose, in quanto sono ad alcuno fine ordinate. E questa è la discrezione. E siccome colui che è cieco degli occhi sensibili va sempre secondo che gli altri il guidano o male o bene, così colui che è cieco del lume della discrezione sempre va nel suo giudizio secondo il grido o dritto o falso, onde qualunque ora lo guidatore è cieco, conviene che esso e quello anche cieco che a lui s'appoggia vengano a mal fine. Perciò è scritto che il cieco al cieco farà guida e così cadranno ambedue nella fossa. E i ciechi sopra notati, che sono quasi infiniti, con la mano sulla spalla a questi mentitori, sono caduti nella fossa della falsa opinione, della quale uscire non sanno. Dell'abito di questa luce discretiva massimamente le popolari persone sono orbate, poiché occupate dal principio della loro vita ad alcuno mestiere drizzano sì l'animo loro a quello per forza della necessitate che ad altro non intendono, per cui incontra che molte volte gridano viva la loro morte o muoia la loro vita purché alcuno cominci. E questo è pericolosissimo difetto della loro cechitade. Questi sono da chiamare pecore, non uomini, che se una pecora si gittasse da una ripa di 1000 passi, tutte l'altre l'andrebbero dietro. E se una pecora, per alcuna cagione al passare d'una strada, salta, tutte l'altre saltano, eziandio nulla veggendo da saltare. E io ne vidi già molte in un pozzo saltare per una che dentro vi saltò, forse credendo saltare un muro, nonostante che il pastore piangendo, gridando con le braccia e col petto dinanzi a esse si parava. Aguzza qui, lettor, ben gli occhi al vero, che il velo è ora ben tanto sottile, certo che il trapassar dentro è leggero. Vinto dal sonno, in sull'erba inchinai. In sogno mi parea vedere sospesa un'aquila nel ciel, con penne d'oro, con l'ale aperte e da calare intesa. Ruppimi l'alto sonno nella testa un greve truono, sicch'io mi riscossi come persona che per forza desta,
e l'occhio riposato intorno mossi, dritto levato, e fiso riguardai per conoscer lo loco dov'io fossi. E dico che un splendor mi squarciò il velo del sonno, e un chiamar: sorgi, che fai? Non aver tema, disse il mio signore, fatti sicur che noi semo buon punto, non stringer ma rallarga ogni vigore. Tu sei ormai al purgatorio giunto, vedi là il balzo che il chiude d'intorno, vedi l'entrata l'ave par digiunto. Dianzi nell'alba che procede al giorno, quando l'anima tua dentro dormia, sovra i fiori onde laggiù addorno venne una donna e disse: «I son Lucia, lasciatemi pigliar costui che dorme, sì l'agevolerò per la sua via». Sordel rimase e l'altre genti forme. Ella si tolse e come il dì fu chiaro sen venne suso e io per le sue orme. Qui ti posò, ma pria mi dimostraro gli occhi suoi belli quella entrata aperta. Poi ella e il sonno ad una se n'andaro. Sorgi, che fai? Lasciatemi pigliar costui che dorme. Non aver tema, io son Lucia. In questa quinta soglia dell'albero che vive della cima e frutta sempre e mai non perde foglia. Oh, se del mezzo cerchio farsi puote triangol sì che retto non avesse. Dal centro al cerchio e sì dal cerchio al centro muovesi l'acqua in un ritondo vaso secondo che percossa fuori e dentro. Qual è il geometra che tutto s'affige per misurar lo cerchio e non ritrova, pensando quel principio ond'elli indige? Tale era io a quella vista nova. Veder voleva, come si convenne, l'imago al cerchio e come vi si indova. Pensando quel principio dell'indige, tale era io a quella vista nova. Veder voleva, come si convenne, l'imago al cerchio e come vi si indova.
dal centro al cerchio, e sì, dal cerchio al centro, muovesi l'acqua in un ritondo vaso, secondo che percossa fuori o dentro. Oh, se del mezzo cerchio farsi puote, triangolo sì che un retto non avesse. In questa quinta soglia dell'albero che vive nella cima e frutta sempre e mai non perde foglia. Prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, fede, speranza, carità. Oh, sante muse, Calliopea, Urani, angeli, io sono amore angelico, alta Letizia, oh, buono Apollo, dei serafini, cherubi, oh, divina virtù, oh, benigna virtù, mio maestro, chiara fontana, Virgilio, Platone, Boezio, Quinicelli, memoria, intelligenza e volontade, rivo, chiaro. Queste sono 11 virtudi dal detto filosofo nomate. La prima si chiama fortezza, la quale è arme e freno a moderare l'audacia e la timidate nostra nelle cose che sono corruzione della nostra vita. La seconda è temperanza, che è regola e freno della nostra gulositade e della nostra soperchievole astinenza nelle cose che conservano la nostra vita. La terza si è liberalitade, la quale è moderatrice del nostro dare e del nostro ricevere le cose temporali. La quarta si è magnificenza, la quale è moderatrice delle grandi spese, quelle facendo e sostenendo a certo termine. La quinta si è magnanimitade, la quale moderatrice e acquistatrice dei grandi onori e fama. La sesta si è amativa d'onore, la quale moderatrice e ordina noi agli onori di questo mondo. La settima si è mansuetudine, la quale modera la nostra ira e la nostra troppa pazienza contro i nostri mali esteriori. L'ottava si è affabilitade, la quale fa noi ben convenire con gli altri. La nona si è chiamata veritade, la quale modera noi dal vantare noi oltre che siamo e dallo diminuire noi oltre che siamo, il nostro sermone. La decima si è chiamata eutrapelia, la quale modera noi nei sollazzi facendo, quelli usando debitamente. L'undicesima si è giustizia, la quale ordina noi ad amare e operare addirittura in tutte le cose. E ciascuna di queste virtudi ha due inimici collaterali, cioè vizi, uno in troppo e un altro in poco. E queste tutte sono li mezzi intra quelli e nascono tutte da uno principio, cioè dall'abito della nostra buona elezione, onde generalmente si può dicere di tutte che siano abito elettivo consistente nel mezzo. Libero, dritto, sano è tuo arbitrio, libero arbitrio. Lume vendato, libero voler, libero voler, liberi, soggiacete.
accorgete voi che noi siamo vermi, nati a formar l'angelica farfalla che vola alla giustizia senza schermi, di che l'animo vostro in alto galla, voi siete quasi entomate in difetto, siccome verme in cui formazion falla. Percorrer miglior acque alza le vele, omai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele. E canterò di quel secondo regno, dove l'umano spirito si purga, e di salire al ciel diventa degno. Ma qui la morta poesia resurga, o sante muse, poiché vostro sono, e qui Calliope alquanto surga, seguitando il mio canto con quel suono di cui le piche misere sentiro lo colpo tal che disperar perdono. Benigna volontà in che si liqua sempre l'amor che drittamente spira, come cupidità fa nella iniqua, silenzio puose a quella dolce lira e fece quietar le sante corde che la destra del cielo allenta e tira. Senno, io sono in pace, io sono a vedere lo principio della pace. Apri lo core all'acque della pace, oh gioia, oh ineffabile allegrezza. Ho vita intera d'amor e di pace, tranquillità, concordia, nuova gioia, alta letizia, luce profonda, grazie, maraviglia, eterna letizia, luce intellettual piena d'amore, amor di vero, ben pien di letizia, bellezza eterna, silenzio. Thank you.
Così la mente mia, tutta sospesa, mirava fissa, immobile e attenta, e sempre di mirar facersi accesa. A quella luce cotal si diventa che volgersi da lei per altro aspetto è impossibile che mai si consenta. Però che il ben, che è del volere obietto, tutto s'accoglie in lei, e fuor di quella è effettivo ciò che è lì perfetto. O luce eterna, che sola in te sidi, sola ti intendi, e da te intellette e intendente te ami e arridi. Quella circolazione che sì concetta pareva in te come lume riflesso dagli occhi miei alquanto circunspetta, dentro da sé del suo colore stesso mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Qual è il geometra che tutto s'affige per misurarlo cerchio e non ritrova pensando quel principio onde egli indige? Tale era io a quella vista nova. Veder voleva, come si convenne, l'imago al cerchio e come vi si indova. Ma non eran da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio e il velle, siccome rote chi qualmente è mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle.